Ancora furti a Barga, caccia all'uomo nella notte, ladri in azione nel Pian Grande, forze dell'ordine impegnate nel cercare i malviventi. Cardini rettifiche verso la chiusura, 20 dipendenti senza lavoro, lo ha annunciato la FIOM CGL, che ha rivolto un appello al Tribunale di Lucca per la salvaguardia dei lavoratori. Progetto di rilancio per l'ASL di via Comparini, saranno potenziati i servizi di inclusione sociale, obiettivo raggiungere fino a 200 utenti in tutta la Versilia. Lucchese da Corsara nella Tana dei Corsari, insidiosa trasferta sabato per i rossoneri sul neutro di Carrara contro il neopromosso Sestri Levante, infortunato Merletti, Gorgone valuta se inserire dall'inizio Tiritiello. Weekend tricolore con le ruote grasse, un mese dopo gli europei, il CIOC ospite ai campionati italiani Team Relais sabato e la prova conclusiva di Coppa Italia giovanile domenica, in lizza le categorie esordienti e allievi. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati dagli studi del TG Noi. Dunque apriamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, con quanto è successo nelle ultime ore a Barga, una raffica di furti soprattutto nella zona del Pian Grande, che è un po' la zona residenziale della cittadina, ed è stata caccia al ladro. Nottata movimentata a Barga e popolazione in allarme per nuovi furti che hanno interessato la zona del Pian Grande, in particolare la zona del Camberello e quella tra via del Turello e via Mozza. L'allarme è scattato questo giovedì sera dopo le 22:15, quando è suonato l'allarme di un'abitazione nella zona del Camberello. Gli abitanti del posto sono scesi subito in strada e hanno così fatto scappare i ladri. I malviventi però poco prima avevano colpito l'appartamento al piano inferiore dello stesso immobile. Erano riusciti ad entrare dal retro, favoriti dal fatto che da quel lato l'edificio si affaccia sui campi. Non è la prima volta che i ladri colpiscono in questa zona, dato che a metà agosto qui fu saccheggiata anche l'abitazione di un noto medico. Fu il primo dei furti che da agosto stanno interessando la zona e creando disagi e preoccupazione. Sul posto, giovedì sera, sono stati attimi di panico e di tensione, con la gente scesa in strada con la voglia di trovare gli autori di questi furti. Sono accorse immediatamente le pattuglie dei carabinieri, con la presenza anche del comandante della compagnia, capitano Biagio Oddo, le pattuglie della polizia municipale di Barga ed anche gli amministratori comunali. È immediatamente scattata una caccia all'uomo che si è allargata anche ai boschi tra Barga e San Pietro in Campo e che è andata avanti fino alle 2 di notte circa nel tentativo di trovare e accerchiare i ladri in fuga. Purtroppo, nonostante il grande impegno di uomini e mezzi, tutti i tentativi sono stati vani. Durante la ricerca dei ladri è peraltro emerso nella nottata che un altro furto era stato messo a segno anche in una casa tra via del Turello e via Mozza di Barga. E ladri in azione non solo a Barga, come ci ha raccontato Luca Galeotti, da aggiungere che un furto, stavolta in pieno giorno, è stato messo a segno anche nella Piana di Lucca, nella zona di Monte Carlo, in via dell'Anfrione. I ladri sono riusciti a mettere fuori uso il sistema d'allarme e sono fuggiti con un bottino che ammonta a qualche migliaia di euro. Parliamo di lavoro, di occupazione, note dolenti, purtroppo in questo caso giungono dal Cardini Rettifiche. Verso il fallimento la Cardini Rettifiche Motori, storica azienda di Capannori, con 20 dipendenti che rimangono senza lavoro. Lo ha annunciato la FIOM CGL, precisando che l'azienda ha comunicato ai lavoratori mercoledì scorso la consegna dei libri contabili in tribunale. Oltre 20 lavoratori colpiti a sorpresa dalla decisione aziendale di chiudere l'attività di Capannori, si legge in una nota della FIOM CGL, e tra loro ci sono anche famiglie intere che da un momento all'altro si ritroveranno senza lavoro e senza stipendio, che già era atteso da circa 2 mesi. Un comportamento a nostro avviso deplorevole, prosegue il sindacato, che testimonia il poco rispetto per coloro che fino a 2 giorni fa hanno garantito fatturato, qualità e un lavoro da leader del settore. Come FIOM CGL, conclude Nicola Riva, segretario del sindacato di settore, sollecitiamo il Tribunale di Lucca a procedere rapidamente agli adempimenti del caso, perché non si possono lasciare ulteriormente i lavoratori in un limbo senza stipendio, senza lavoro e senza la possibilità nemmeno di fruire della disoccupazione. Parliamo di inclusione sociale, di quella che si profila come una nuova era del centro ASL di Viareggio. Da sempre è un luogo di riferimento per le persone con disturbi mentali, dipendenze, disabilità e soggetti a rischio di esclusione sociale. Ma da oggi la grande struttura della ASL in via Comparini a Viareggio compie un passo in avanti grazie al nuovo percorso insieme CESER 2023-25.
Il progetto nasce nel comune di Viareggio dalla coprogettazione fra azienda ASL Toscana Nord-Ovest e un'associazione temporanea di impresa, con capofila l'associazione Fiori di Loto, insieme a tre cooperative sociali, Calafata, Nanina e Mille Fiori, e il supporto della Fondazione di Coesione Sociale. Tantissime le attività, curate ad oggi da un gruppo di circa 30 operatori, orto, galline, miele, sartoria, lavanderia, attività oggi gestite da una trentina di operatori che saranno ulteriormente potenziate per passare dagli attuali 70 utenti a quasi 200 da tutta la Versilia. Attualmente ci sono 70 utenti, noi ci auguriamo naturalmente che si allarghi e che vengano in qualche modo sensibilizzate nuove opportunità. Io credo che una comunità e un'amministrazione debbano necessariamente avere come priorità il rispetto di tutti e l'aiuto a coloro che più di altri ne hanno bisogno. Questo centro in qualche modo individua esattamente questo percorso e questo obiettivo. Dunque un vero e proprio progetto di innovazione sociale che vede peraltro l'allargamento del target di età, prima solo over 18, adesso si va dai 14 fino ai 65 anni. Il progetto ha lo scopo di, per, diciamo, se gli vogliamo dare un ordine di priorità, di rivalorizzare questo centro che è ricco di tantissime attività che un po' negli anni, anche dovute probabilmente alla pandemia, avevano perso un po' di smalto, e oggi noi vogliamo riportare al centro dei nostri servizi per rendere questo centro, diciamo così, un posto dove si rispetta molto le attitudini, dove si asseconda molto le esigenze e i bisogni della comunità. Lutto in Garfagnana per la scomparsa di Elio Muccini, noto agente di vendita della concessionaria Ford Giuliani di Castelnuovo e contitolare di Videomix, azienda di produzioni televisive. Non a caso nei primi anni 80 Elio fu uno dei fondatori di TS, Teleradio Serchio, che costituì il primo esempio di televisione locale in Valle del Serchio. Elio è morto dopo una breve malattia all'età di 66 anni. Lascia la mamma, la moglie Daniela, i figli Elisa ed Alessio e il fratello Roberto, nostro preziosissimo collaboratore da anni. Alla famiglia Muccini vanno le più sentite condoglianze di tutto lo staff di Noi TV. Restiamo nella Valle del Serchio per parlare nel prossimo servizio dell'inaugurazione della nuova scuola di infanzia e primaria in Val di Lima. Taglio del nastro alla presenza di molte autorità, ma soprattutto anche di alcuni dei bambini che frequenteranno tra pochi giorni questa nuova scuola che accoglierà classi sia dell'infanzia che della primaria e che si trova tra le frazioni di Scesta e Pracaccio nel comune di Bagni di Lucca. Di fatto diverrà la scuola della Val di Lima e della Montagna, accogliendo tutti gli studenti che vivono nelle frazioni montane del comune. La cerimonia inaugurale è stata proprio una bella festa con una larga partecipazione anche di autorità. Tra queste, nutrita la presenza della Regione con il presidente Eugenio Gianni, l'assessore Stefano Baccelli e il consigliere Mario Puppa. Era inoltre presente anche il presidente della provincia Luca Menesini ed anche l'ex ministro ai trasporti Federico D'Inca. Questa scuola era un'opera molto attesa, realizzata dall'impresa edile Guidigino, è costata oltre 3 milioni di euro. I lavori sono stati finanziati per 1 milione 650 mila euro dal Ministero degli Interni. A questa cifra si sono aggiunti due importanti finanziamenti regionali che hanno anche coperto le spese extra dovute all'aumento dei materiali, per un totale di 1.200.000 euro. Altri 250.000 euro sono giunti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La scuola ospiterà circa 60 giovani, ma non è escluso che in futuro, nel caso sia necessario la possibilità di aggiungere nuove classi, la popolazione scolastica non possa crescere. Quindi la Regione non poteva che metterci quanto poteva e doveva per dare un servizio a una comunità che io ritengo meriti, anche per l'impegno con cui popola e vive questo territorio, che è ricco di storia, non può essere invece oggetto di un progressivo trasferimento verso i centri urbani. Perché nel 2017 non l'abbiamo dovuta chiudere, molta gente forse non ci credeva che venisse ricostruita, abbiamo fatto di tutto per ricostruirla e dare una scuola in montagna a tutti i nostri bimbi. Noi come obiettivo dell'amministrazione era quello di mettere in sicurezza i nostri edifici scolastici, a partire dalle scuole medie, le scuole primarie, le scuole dell'infanzia. Questo è un tassello che siamo riusciti a mettere, questa è una scuola di eccellenza proprio a livello di sicurezza e di sostenibilità. Grandi musicisti ed eventi per celebrare il centenario della morte del grande maestro Giacomo Puccini.
Grandi musicisti e concerti nei luoghi di Puccini. Il presidente del Comitato per le celebrazioni pucciniane, Alberto Veronesi, ha presentato i prossimi appuntamenti del calendario per il centenario della morte del maestro, eventi che stringeranno un gemellaggio tra il Teatro del Giglio di Lucca e le sale di Milano, Vienna e Budapest, dove saranno riproposti i programmi concertistici. Si parte sabato 16 settembre con il maestro Zubin Mehta, che dirigerà l'Orchestra Filarmonica della Scala. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre il maestro Ivan Fischer sarà alla guida della Budapest Festival Orchestra per tre recite di Gianni Schicchi e per eseguire brani sinfonici e lirici poco conosciuti del maestro. Infine, mercoledì 29 novembre è ancora Zubin Mehta alla guida dei Wiener Filarmonica, che eseguiranno la messa a quattro voci a orchestra di Puccini ed il Libera Me dal Requiem di Verdi. Con queste manifestazioni, spiega Veronesi, Lucca e le terre pucciniane si presentano al centro del mondo musicale internazionale e pongono Puccini su un livello celebrativo totalmente inedito rispetto ad ogni iniziativa del passato. Lucca si è aperta a più grande, illustre musicista della sua terra e trascinerà questa grandezza di Puccini e un prestigio su tutta l'arte musicale lucchese, anche degli altri autori, perché io sono sicuro che da queste premesse nascerà un festival pucciniano a Lucca nei mesi di novembre e con una piccola propagine anche a Pasqua. Grande soddisfazione per i programmi concertistici e le partnership con le tre capitali della musica anche da parte del Teatro Cittadino. L'unione fa la forza e noi dobbiamo, anche come sistema Italia e come sistema del nostro territorio della Lucchesia, sicuramente diventare un'eccellenza. Dalla grande musica possiamo dire al grande cinema, perché tra i lucchesi del mondo, e pensate tra i premiati, tra i lucchesi del mondo, c'è la grande attrice americana Susan Sarandon. Sono 14 lucchesi che si sono distinti all'estero che verranno premiati nella tradizionale cerimonia in programma mercoledì 13 settembre alle 17 al Palazzo delle Esposizioni. L'evento è stato presentato dalla presidente dell'Associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, e da Walter Tamburini, presidente della Camera di Commercio di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Tra i nomi dei premiati spicca quello dell'attrice americana premio Oscar Susan Sarandon. La famiglia della madre dell'attrice è infatti originaria di Coreglia, dove Susan Sarandon è già stata in visita 15 anni fa. Nel corso della conferenza stampa alla Camera di Commercio è stato però annunciato che l'attrice verrà a Lucca prossimamente, ma non sarà presente alla cerimonia di premiazione. Tra i premiati di questa edizione c'è anche Massimiliano Carrara, che con il fratello Damiano ha fatto fortuna in America aprendo una catena di pasticcerie. Il premio Martinelli sarà assegnato alla suora missionaria Ornella Ciccone, impegnata per anni nelle Filippine e in Zambia. La presidente Del Bianco ha annunciato che dal prossimo anno il premio sarà esteso anche agli emigrati di Pisa e Massa Carrara. Con l'ampliarsi della Camera di Commercio abbiamo voluto anche noi abbracciare un più ampio bacino di conterranei, quindi non solo il bacino dei conterranei lucchesi nel mondo, ma dall'anno prossimo anche quelli degli altri ambiti in cui la nostra Camera di Commercio opera. Il presidente della Camera di Commercio Tamburini ha ribadito l'importanza dell'assegnazione dei riconoscimenti. Mantenere comunque il contatto sia con i primi, che sono magari discendenti di coloro i quali per necessità hanno dovuto andare via, ma anche a quelli che per scelta oggi vanno a portare la nostra eccellenza all'estero, credo che sia fondamentale. E c'è subito un grandissimo nome per il Lucca Summer Festival del 2024. A pochi giorni dalla chiusura dell'ultima edizione, l'organizzazione del Lucca Summer Festival annuncia già il primo nome della line-up 2024 e lo fa con un artista leggendario. Rod Stewart si esibirà sul palco di Piazza Napoleone il prossimo 7 luglio per l'unica data italiana del suo tour, che ripercorre i più grandi successi di oltre 50 anni di carriera. Sir Rod Stewart è uno dei più grandi cantanti rock and roll di tutti i tempi. Ha cantato con i The Jeff Beck Group e i The Faces, gruppi che rivaleggiavano con i Rolling Stones ai loro tempi. Ha avuto un enorme successo come artista solista e interprete dal vivo. Dotato di una voce roca e di un senso del cool senza tempo, Stewart ha venduto più di 250 milioni di dischi in tutto il mondo.
Come cantante e cantautore, i suoi successi includono Gasoline Alley, Every Picture Tells a Story, You Wear It Well, Forever Young, Maggie May e molti altri. Sono davvero entusiasta di tornare a esibirmi davanti ai miei meravigliosi amici in Italia, ha commentato la star inglese. Vi regalerò tutti i miei grandi successi e ovviamente ci saranno tante incredibili sorprese. L'anticipazione sul cartellone della prossima edizione del festival non è però la sola novità attesa per i tanti appassionati fan della manifestazione. Il patron, Mimmo D'Alessandro, ha infatti annunciato che nel corso del mese di settembre ci saranno altre importanti comunicazioni riguardo al futuro della kermesse musicale. In attesa del rinnovo dell'accordo quinquennale con il Comune di Lucca, il promoter è infatti convinto che il Summer abbia ulteriori possibilità di crescita e sviluppo. E nel prossimo servizio ci occupiamo invece della Baldoria a Viareggio. Una tradizione antica che unisce fede, comunità e speranza. Ogni anno, in occasione della festa della Madonna, la notte del 7 settembre, i viareggini si riuniscono nelle piazze per la Grande Focata, un evento straordinario che ha radici profonde nella storia della città. Si dice che rievocasse anche la fine del colera, un'epidemia che, giunta al porto di Livorno, si era poi diffusa verso nord. La malattia però non attraversò il canale Burlamacca. Il contagio andò scemando, grazie alle preghiere, in prossimità della festa della Natività di Maria l'8 settembre, tanto che come ringraziamento alla Madonna fu eretta una cappella nei pressi del ponte di Pisa, di fronte alla quale veniva e viene celebrata annualmente una messa e recitato il rosario. Come ogni anno, anche quest'anno anche vogliamo onorare Maria che è patrona della nostra città, Maria che protegge la nostra città, e vogliamo invocare la sua intercessione anche in questi tempi così difficili, anche per tutti noi, anche per, in modo particolare invochiamo la pace per tutto il mondo. C'è più gente quest'anno rispetto all'anno scorso? Sembra di sì, perché abbiamo tutti anche, vogliamo proprio pregare e invocare la sua intercessione, abbiamo bisogno della protezione così forte. Oggi l'evento continua a unire la comunità viareggina in una celebrazione di fede, anche se ora il motivo principale è quello di preservare la memoria storica e l'identità della città. Nella notte del 7 settembre le baldorie più importanti si sono svolte davanti al ponte di Pisa e nel quartiere Varignano, dove l'organizzazione è del cantiere sociale. Questa tradizione unica ci ricorda l'importanza di stare uniti e di credere nella possibilità di superare qualsiasi avversità, proprio come fecero i viareggini quando si rivolsero alla Madonna per scongiurare l'arrivo del colera. E con questo servizio si chiude la prima parte del TG Noi, linea alla regia per alcuni preziosi suggerimenti commerciali.